Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Buonasera, buonasera, benvenuti amici di Globus Television, sono le 20 in punto, come sempre iniziamo la nostra ennesima puntata di Calcionate Flash, il format con cui vi aggiorniamo sulle ultimissime nel prepartita che, come sappiamo, questa fine settimana andrà, il Catania scenderà in campo domenica, ancora una volta al Massimino, contro il Monopoli. E allora subito con le coordinate della trasmissione. Canali 15 e 18 come sempre del Digitale Sicilia, canale 268 della stessa tecnologia nazionale, sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, ancora le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, la pagina omonima di Calcionati Commenti in Casa Rossa Azzurra, Facebook, Local TV e Cyber TV, infine l'app Globus Network Italia per tutta la nostra programmazione. Come sempre, come ogni venerdì che si rispetta, in studio con me Salvo Russo. Buonasera Salvo. Buonasera Vincenzo, buonasera ai nostri amici che ci seguono, che già da subito stanno interagendo con noi. Vi ricordiamo anche il numero WhatsApp, se non l'hai fatto tu lo facciamo sì, insieme. Sì, grazie, grazie. 340... Mi sfugge sempre, meno male che c'è chi me lo ricorda. 340-051 1286, quindi si parte ufficialmente. E caro Vincenzo, ancora una sfida stimolante si prospetta. In pratica abbiamo sempre combattuto contro la prima della classe, sì, mi pare. Assolutamente. Forse solo una, mi pare che tutte contro le prime sempre. Sì, tranne la Juventus, tranne Next, la Generation. Next Generation, poi però... Incredibile. No, comunque se non prime né, lì, insomma, nel vertice della classifica. Insomma, infatti. E domenica arriverà il Monopoli al Massimino, Monopoli che è in testa, nuova capolista di questo avvio di stagione, perché risultato forse un po' a sorpresa. Gli è riuscito il colpaccio. Ma non tanto, no, per quello che... Era una partita apertissima. È sfida big match di questa giornata, della sesta giornata, perché appunto il Monopoli ha battuto il Benevento e quindi lo ha scavalcato in classifica, Benevento che era capolista fino appunto alla vigilia di questa partita, sì. E poi è stato scavalcato. Quindi si prospetta un'altra partita molto interessante, una di quelle stimolanti, definite così dallo stesso allenatore del Catania, Mimmo Toscano, che è uno di quei tecnici che accettano la sfida, anzi per lui è vero, questo. È vero, è vero. No, davvero i nostri complimenti sempre al mister Mimmo Toscano. Perché è davvero l'uomo giusto al posto giusto, direi. Sì, sì, per lui sono queste le partite che contano, non quelle che già sulla carta sembrano facili, che poi possono sempre riservare brutte sorprese, ma partite con un confronto aperto, con squadre che si confrontano alla pari. E questo è quello che sarà, no, il piatto forte di questa puntata, anche se poi naturalmente faremo un passo indietro, cercheremo di capire cosa è accaduto mercoledì contro appunto l'Audace Cerignola e quali conseguenze questa partita ha lasciato, sia dal punto di vista del risultato un po' deludente per quelle che erano le aspettative, sia invece per problemi relativi ad infortunio, sì. parecchio gravi poi, sì. Per quanto riguarda l'economia del gioco, della struttura, sì, tattica in vista del proseguo del campionato. Ma questi sono i temi. Si sono viste tante sperimentazioni causate dall'uscita di Sturaro, chiaramente ci riferiamo a lui. Abbiamo visto anche, tu eri presente sulla tribuna stampa e facevi il commento in diretta, hai visto per un periodo l'avanzamento di Castellini, no? Che cercava un po' di sopperire a questa uscita anticipata di Sturaro, ahimè, poi il mister ha nuovamente girato, sì, insomma, le pedine perché per dare una continuità. Bisognava trovare anche delle soluzioni che in parte sono arrivate, ma certo
come dire, rinunciare a Sturaro, che in questo avvio di stagione è stato la pedina fondamentale nella costruzione del gioco del Catania, è chiaro che incide e come. Allora possiamo andiamo avanti con vedere la se ci sono scaletta. Sì, intanto salutiamo il primo che si collega con noi, che è Michele Romeo, che salutiamo. Buonasera anche a te, continua sempre a seguirci. Vediamo un po' invece su WhatsApp, ecco Antonio 64 che non manca mai all'appuntamento. Ci chiede se sappiamo se il mister Toscano ha già deciso di giocare con il centrocampo a 3, visto che non ci sono gli intrepidi titolari del suo schema tipico di gioco, magari con l'inserimento di Luperini nel suo vecchio ruolo. Saluti Antonio. È una delle ipotesi di cui si parla da mercoledì stesso, no Salvo? Magari lo chiederemo domani. Domani c'è l'occasione giusta per avere partita. E non è persona che si nasconde dietro un dito, se ha qualcosa da dire. Difficilmente però dal punto di vista tattico, sì, magari non dirà persone, ruoli, dirà proprio esattamente, però magari potrebbe dare comunque questa è una voce che gira, la sentivo stamattina anche dagli amici assolutamente. Di Pianeta Catania, certo. Assolutamente. Delle soluzioni bisogna trovare e soprattutto potrebbe entrare, come dire, non dico non che sia la giornata dell'esordio, ma certamente Forti diventa una pedina importante per le prossime gare. In questo ruolo, se magari perdurasse, noi ci auguriamo no, ma se perdurasse una brutta lesione per Sturaro, auguriamoci di no, chiaramente sempre teniamo salvo un 5% di probabilità. E allora cominciamo con le nostre schermate. Andiamo a vedere il riepilogo di quello che è successo in questa sesta giornata di campionato. Questi risultati: Casertana batte Taranto 2-0, Altamura Cavese 0-0, Turis Avellino 0-0, la vittoria straripante del Trapani, sì, a Potenza 5-1, e poi il pareggio interno del Catania con l'Audace Cerignola 0-0, la vittoria esterna del Sorrento. In rimonta. A Crotone in rimonta, altra squadra a Sorrento, no? Che forse noi all'inizio abbiamo un po' sottovalutato, sì, se sì. Ricordi la prima come partita, no, si diceva però potevamo pure vincere, invece il Sorrento è lì, vedremo poi la classifica, e poi il analogo Giuliano, risultato a Foggia. A Foggia, pareggio del Messina a Latina 1-1, erano e poi i vantaggi messinesi. Sì, anche questo altro segnale importante per una, sì, squadra che il Messina è costruita è sempre solo per sopravvivere nella categoria. E che ancora working progress in qualche modo, sì, no? Perché sì. E poi c'è la vicenda della tra l'altro, cioè, tra l'altro ha anche seri problemi nel settore giovanile. Assolutamente. E poi il buon pareggio della Z Picerno, sì, a Biella contro la Juventus Next Generation, e poi abbiamo detto Monopoli 1, Benevento 0. La classifica molto interessante a questo, sì, punto. Vediamola. Perché c'è un continuo avvicendamento in testa alla graduatoria, dopo sei giornate Monopoli in testa, adesso andremo a svelare, a vedere anche con la grafica, le grafiche preparate come sempre, ecco, dal nostro Salvo Ferrigno. Grazie Salvo. Grazie a Salvo Ferrigno. Allora, Monopoli 13 punti, AZ Picerno e Benevento a 12, l'Audace Cerignola con il Sorrente di il Giuliano, una truppa nutrita di squadre. Sì. Che daranno filo da torcere secondo me fino a fine stagione, a 11 punti, poi il Potenza a 10, Trapani e Catania a 9, la Casertana e il Latina a 7, Messina, Cavese e Crotone a 6, Juventus Next Generation, c'è anche la Turis probabilmente a 6, sì, mentre Juventus Next Generation Foggia a 5, rimane attardato l'Avellino che proprio non riesce a vincere, a 4 punti insieme all'Altamura che conquista un altro punto e scala posizioni, a 2 punti rimane ultimo il Taranto. Che ha subito un'altra sconfitta come abbiamo visto. Interessante il discorso che dal, diciamo dal posto del Potenza alla vetta della classifica una gara potrebbe sconvolgere tutto, perché ci sono 3 punti di differenza. Eh sì, noi visto. Siamo a 4, il Catania ha 4 punti, non è una distanza invalicabile, considerato che siamo ancora si svolgerà la settima se non faccio errori, no? Sì, sì, la settima giornata. E quindi voglio dire, non è una distanza invalicabile, ma ha già, come dire, la vicinanza delle prime posizioni è un fattore
positivo dettato da questi continui avvicendamenti, giusto Salvo? Sì, una classifica abbastanza corta, il livello è abbastanza alto, perché poi se vedi bastano due vittorie, due risultati consecutivi di fila e ti si ritrovi... sconvolge tutto. Sì, è chiaro, no? In questo caso il Catania aveva sulla carta due opzioni molto interessanti, perché due partite interne a distanza di qualche giorno. Certo. La prima, quella giocata mercoledì, non ha dato un esito positivo, certo, quantomeno per quanto riguarda il risultato. Quella di domenica diventa di fatto un vero big match. Cioè, un elisir per stare meglio, sicuramente. Assolutamente. Saluta anche Gaetano Bellia, che saluta il popolo rosso-azzurro e mi fa gli auguri per la giornata di ieri. Grazie ancora, caro Gaetano. Anche noi, naturalmente, sì, tutta la redazione. Li avete fatti in diretta, sì, li facciamo adesso. Per post, mi avete fatto emozionare. Marco Fonte, volevo chiedere se Popovic è nella lista dei 23. Questa è una cosa, in effetti, di cui non si è mai discusso in maniera dettagliata, no? Perché l'avvicendamento, cioè l'ingresso di Celli, no? Sì. Ci fa pensare che evidentemente qualcuno ha dovuto cedere il passo, no? E potrebbe essere Popovic, secondo te? Potrebbe essere Popovic, ma adesso staremo a vedere, perché poi ci sono altri rumors che riguardano Zanellato a proposito dell'infortunio a Sturaro. Certo. Noi ribadiamo, non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito, ci sono delle chiaramente Sturaro è stato sottoposto a delle analisi delle indagini radiodiagnostiche, certo, diciamo particolari. Speriamo non si tratti di nulla di grave, che il mister in intervista ha parlato di collaterale, no? Ti ha detto durante la diretta, l'intervista in diretta ti aveva parlato di collaterale. Sì, questa era la prima valutazione. Un colpo sul collaterale, senza dire se era rotto, se era spezzato, se era dolezzito. Certo. Stiamo tutti ad attendere che ci siano notizie ufficiali in merito, con la speranza appunto di rivedere presto Sturaro in campo. A proposito di Toscano, allora andiamo a sentire uno strazio. A meno che, scusami, mi riferisco ancora al discorso dei 23, a meno che Popovic, avendo già problemi fisici, sì, ancora prima della prima gara, non fosse stato inserito in lista, lasciando uno slot libero, per cui tu puoi mettere chiunque purché tesserato, no? Probabilmente anche questo, sì, anche per l'indisponibilità. È da verificare, se in effetti la situazione prevedeva che lui era già dentro o ancora non fosse stato dentro. È una cosa da approfondire, sì, magari domani si può parlare anche di questo. Sono tante, così tante le domande da fare. Sì, allora qualcuno ci ha chiesto di capire meglio, intanto Tino si è un po' cerchiamo di rianimarlo contro il monopoli, cerchiamo di farlo salire su. Assolutamente. No, c'è una foto interessante, un fermo immagine su quello che è stato l'incidente occorso a Beters. Sì. Lo ricorderete. Certo. Eccolo qui. Altro che ginocchiata. Questo col Giuliano, e questo fermo immagine evidentemente, no? Come dire, certifica quello che noi in qualche modo anche in fase di commento avevamo capito, certo, che non si trattava doloso, evidentemente, di uno scontro fortuito. È chiaro che poi il fermo immagine si presta anche ad altre interpretazioni, perché fissa questa immagine, da questa immagine pare evidente che la gamba destra dell'avversario non sia abbastanza rigida e tesa, quindi non c'era il tentativo quasi a martello, direi, di evitare il confronto. Però, Salvo, diciamo che questo è l'intervento. Sin dalle scuole, sin dal settore giovanile insegnano, non è una regola fissa, ma è un'azione etica e morale, che chiunque si avvicini pericolosamente al portiere avversario debba fare il cosiddetto salto, perché nessuno deve permettersi di arrivare
con la gamba tesa sulla testa, quantomeno se non sei... deve tentare il cosiddetto salto. Certo. E se noi vediamo ogni partita, ne vediamo decine di questi salti sul portiere in uscita, non si deve cercare di confrontare. Se non hai lo spazio necessario, la distanza per tentare il salto, quantomeno non allungare la gamba. Quello ti dicevo, prendendo una gamba quasi a martello, direi. Quello, a parte, la rimandiamo un attimo per chiarire anche altri aspetti, fermo restando che, ripeto, si tratta di un fermo immagine. Poi vedete anche questa altra particolarità, sì. Cioè Beters ha il pallone in mano praticamente, esatto. Quindi lui non va più a cercare neanche il pallone, esatto. Il numero 7 credo del Giuliano. Se l'è passata liscia veramente. E questo, è passata liscia per quello che doveva essere allora, la stazione. Questa immagine l'abbiamo messa, è ormai un'immagine di archivio, Beters fortunatamente sta meglio, sta bene, lo abbiamo visto domenica a bordo campo, mercoledì lo abbiamo incrociato, abbiamo fatto gli auguri, però questa foto è importante per aprire l'altro dibattito, sì. Quello relativo agli arbitraggi, sì. Perché poi questo è uno degli episodi, il secondo è l'intervento su Sturaro, esatto. Che non è stato sanzionato. E c'è anche una scivolata a terra di un nostro giocatore, purtroppo non, perché quando la diretta si fissa su quel frame, già il giocatore è a terra. Sì, già il giocatore. Quindi non abbiamo capito in effetti cosa è successo, ma molti hanno parlato, chi ha visto la gara dello stadio è stato un po' più attento, però non c'è nessun tipo di immagine che possa darsi contezza. Questo quindi diciamo... torniamo al discorso Sturaro, che invece è una certezza. Allora, il discorso Sturaro è questo. Allora, avete visto la partita, se l'avete vista avete già in mente anche sì. la parte, no, sì. Che riguarda questo intervento. È chiaro che però prima di questo intervento il numero 8 del Catania era sicuramente un punto di riferimento importante per la costruzione, sì. Del gioco. E questo chiaramente già oggetto prima di un accerchiamento particolare, poi di alcune azioni, sì, dure, almeno doppio la marcatura, esatto. Peraltro subisce fallo in una posizione del campo che è la sua, ma sulla tre quarti campo in pratica assolutamente del Catania, in una posizione dove chiaramente non era ininfluente se non nello sviluppo dell'azione, assolutamente. Però lì anche questo, no? Si chiede ad inizio di campionato, lo si fa anche durante, ci sono degli incontri bilaterali in qualche modo, utilizziamo un termine politico, certo, no? Certo, certo. Tra allenatori e anche gli arbitri, i dirigenti, a volte anche con i calciatori. A volte anche con i capitani, infatti. Con i capitani, perché è chiaro che il punto centrale è la tutela dei giocatori. E giocare a calcio e non a calci. Perfettamente. Quindi se si parla di questo è chiaro che poi stonano a volte alcune decisioni arbitrali, soprattutto gli arbitri dal cartellino facile che magari ammoniscono. Nella gara precedente ricorderai, no? Nella gara precedente, quella in Campania, credo, sì, è sì, ci sono stati insomma. Addirittura 8 gialli tra avversari. Ma a parte questo, adesso ci sono dei cartellini, magari per protesta, magari per qualche gesto, magari per qualcosa che magari non hanno proprio, come dire, una certa logica. Poi vedi interventi di questo tipo, adesso non vogliamo fare le vittime, no? O gli avvocati, esatto. dei calciatori. O certo, demagogie, certo. Non ne hanno bisogno, però... sono episodi che poi alla lunga disturbano, perché è chiaro, no? Che lo scontro di gioco, per carità, può capitare, l'infortunio può capitare, ma quando ci sono questo tipo di atteggiamento e quando gli arbitri sorvolano senza sanzionare assolutamente nulla, beh, questo un po' ci fa riflettere. Te lo dicevo a microfoni spenti, ma Sturaro è stato oggetto di queste particolari attenzioni dalla prima gara, sì, di già dall'inizio del campionato. Tutti hanno capito che il focus della squadra era far fuori Sturaro. Alcuni l'hanno fatto in maniera meno decisa, ma lui si è rialzato sempre. E purtroppo mercoledì è arrivato chi sapeva dove colpire. Questa è la mia modesta opinione, me ne assumo la responsabilità. Va bene, allora abbiamo detto qualche questo. Qualche altra grafica a supporto dei nostri discorsi? Come andrei, andiamo avanti? No, io andrei a vedere a questo punto gli highlights sia sì. del Catania, sì. sia del Monopoli, soprattutto anche per vedere
la squadra pugliese, come gioca. L'allenatore del Monopoli è Alberto Colombo, okay, che sta facendo davvero molto bene. Monopoli sicuramente con un passo diverso anche rispetto alla scorsa stagione, bazzicava diciamo nella parte medio-bassa della classifica. Quest'anno il Monopoli ha trovato chiaramente delle alchimie tattiche diverse, anche un passo diverso. È chiaro che siamo all'inizio di campionato, poi staremo a vedere alla lunga. Tra un attimo vedremo appunto gli highlights di riferimento, vediamo, eccoli qua. Vedete, questo è proprio l'incontro di ieri sera tra appunto Monopoli e Benevento. Monopoli e Benevento. Monopoli maglia bianca. Sì, Monopoli maglia bianca, ecco qua la solita foto di rito. Tra un po' vedremo poi nello sviluppo dell'azione, ci piace anche sottolineare alcuni momenti per capire come, questo è Colombo, come la squadra pugliese gioca e quali sono i punti di forza evidentemente. Il Benevento è chiaro che ha giocato a viso aperto questa partita, dicevamo di un risultato, non dico a sorpresa, perché tutti pensavano al Benevento come squadra di una certa caratura, e con il Monopoli un po' outsider, invece sul campo poi abbiamo visto che il Monopoli non solo ha retto il confronto con l'avversario, ma poi ha anche portato a casa tre punti importanti. Quindi squadra che comunque gioca, che chiaramente può stimolare. Questo è il momento della reazione del Benevento, che è uscito un po' fuori a un certo punto. Sì, diciamo partita aperta, che è un po', no, quello che magari Toscano si aspetta, cioè si aspetta un confronto aperto, sì. Quindi giocare contro una squadra che magari chiusa e poi riparte, come è successo a Giugliano, può creare qualche problema. Quando invece il confronto è aperto, probabilmente il Catania può anche sfruttare meglio, giocando in casa, il possesso palla. Ancora Benevento, poi vedete che le due squadre non hanno lesinato energie, hanno tirato parecchie volte in porta, sia da una parte che dall'altra. Questo è il gol del Benevento. Quindi attenzione ai calci d'angolo, alle palle, perché sono molto forti di testa. Guardate qui, e la difesa del Benevento era anche schierata abbastanza bene, svettato, no? Letteralmente. Va bene, possiamo rientrare in studio, questa è un'altra occasione. E chiaramente, no, abbiamo mandato gli highlights perché era interessante vedere tanti tiri da fuori, colpo di testa eseguito in maniera eccezionale con uno slancio atletico incredibile, quindi occhio. Sì, occhio a queste caratteristiche, soprattutto al tiro da fuori, perché appunto Monopoli è una squadra che dicevamo sfrutta tanto sia le palle inattive sia anche le soluzioni dalla distanza. Allora salutiamo Antonio Costa, che ci dice buonasera a tutti in studio, sempre all'ascolto. Mi fa ancora gli auguri, grazie caro Antonio. Francesco Camarda, a centrocampo De Rossi ha recuperato, Guaini in mezzo al campo soffre, vedrei un De Rossi Luperini in mezzo. De Rossi sta facendo la riatletizzazione, mi sembra, già da qualche giorno, sì, e quindi magari non questa, ma magari forse la prossima settimana. Non è ancora al meglio della... Potrebbe cominciare quantomeno a assaggiare la panchina. Diciamo che al di là degli sarebbe stata una pedina importante per sicuri, però in questo momento ci sono alcuni giocatori che non sono al meglio della condizione. Uno di questi è Guglielmotti, che sta recuperando. Alto. C'è tanta gente seduta in panchina, assolutamente, che respira l'aria della prima squadra, ma non è proprio pronta. E ancora i saluti di Natale Sodano, che è un napoletano che tifa Catania fino all'ultimo respiro. Grazie caro Natale. Grazie Natale. Buona serata anche a te. Allora, andiamo a vedere le squadre a confronto, perché il tempo corre. Interessante questa grafica. Squadra a confronto, naturalmente il confronto di domenica prossima, domenica alle 20:45, Catania e Monopoli. Partirei col Catania, Vincenzo. Sì, mi aiuto col monitor. E allora... abbiamo affrontato nell'ordine il Benevento con il punteggio di 1-0, la Juventus Next Generation abbiamo vinto fuori casa 3-1, poi il pareggio contro la Z Picerno per 0-0, Giugliano, Catania 3-2,
Catania Audace Cerignola 0-0. Significativo il fatto che Catania e Audace Cerignola hanno avuto lo stesso percorso, sì, lo stesso ritmo nelle ultime partite. Per il Monopoli invece dal secondo turno ha il Sorrento che lo batte fuori, lo batte in casa 1-0, ma e poi c'è anche la vittoria del Foggia che lo recupera, che lo... No, non era partita benissimo. E infatti, assolutamente. Però poi comincia a macinare, c'è la partita con la Juventus Next Generation pareggiata per 0-0, Cavese e Monopoli 1-0 in trasferta e Monopoli Benevento il risultato proprio di ieri 1-0. Per quanto riguarda qualche altra, diciamo, cosa interessante, possiamo parlare dei gol per quanto riguarda il Catania, Carpani, Anastasio, Inglese, Quaini, Verna e Montalto, mentre per quanto riguarda il Monopoli, occhio che abbiamo già due giocatori in zona, Vasquez, due reti, sì, Vasquez e Viteriti con due reti. E poi ci sono i gol di Boulevardi, Bruschi, Pace e Calvano. Assist man, abbiamo per quanto ci riguarda Sturaro con due assist e Stoppa con uno, mentre loro ne hanno uno ciascuno, ma sono in tre, Bruschi, Boulevardi e Cristallo. Quindi Boulevardi nella doppia veste di goleador e assist man. Possiamo parlare anche della Quaterna? Sì. No, riflettevo sulla grafica perché comunque credo ci sia un errore nei primi turni. No, perché facendo il conto così il Monopoli avrebbe 7 punti e quindi non... C'è un errore, è chiaro. Non può essere. È chiaro. Staremo poi a vedere meglio nel confronto. Sì, c'è poi sicuramente un errore. Sì, ci sarà un... Parliamo errore della Quaterna arbitrale, quindi abbiamo Valerio Pezzopane dell'Aquila che dirigerà l'incontro, gli assistenti sono Simone Pistarelli di Fermo e Gianluca Scardovi di Imola, quarto uomo Giuseppe Vingo della sezione di Pisa. Ok, allora fatto anche questo andiamo a vedere invece quali sono gli ammoniti e i cannonieri, ne abbiamo già parlato del Catania, andiamo a vedere gli ammoniti, la grafica degli ammoniti, fortunatamente diciamo che insomma c'è una situazione un po' al limite, però vabbè, Quaini ed Anastasio che sono titolari, tre cartellini gialli per loro e già tre sono parecchi, siamo parecchi. Solo alla sesta giornata. Gherardi e Guglielmotti 2, poi De Luca vabbè, insomma non fa parte, poi Beters, Butano, Luperini, Di Gennaro e Sturaro con un cartellino. Attenzione a Gherardi, no? Gherardi praticamente ha già scontato, no? Il turno, sì, di squalifica derivato da quel doppio giallo che ha beccato qualche turno fa, e Gherardi mi sembra che poi abbia sofferto di un affaticamento. Non è stato schierato la settimana mercoledì, sì, per un risentimento, diciamo. Abile anche una scelta tattica. Speriamo anche che sia una cosa passeggera anche lì, perché sennò diventa fastidioso un po' tutto. Andiamo verso la chiusura perché adesso ci sono le probabili formazioni, altra slide così importante, sempre preparata dal nostro... Su quanto i tuoi dubbi di prima, ti posso dire che già solo il risultato con Foggia era stato un 4-1 a favore del Monopoli, quindi già solo quello, poi dovremmo andare ancora più indietro. Allora, questa è la formazione ospite, la formazione del Monopoli schierata da Alberto Colombo, questo 3-4-2-1 gioca a specchio, quindi la formazione pugliese rispetto a quella etnea, con Vitale in porta, Cristallo in ballottaggio con Viteriti per appunto la linea difensiva a 3, poi Anguerri al centro della difesa e Miceli a sinistra. Invece i quattro di centrocampo dovrebbero essere Valenti, Battocchio, c'è sempre il problema del colore che è pazzesco. Frega. Con il ballottaggio di Calvano, in alternativa Calvano potrebbe andare appunto in mediana oppure essere sostituito da Derisio, e invece sulla sinistra Pace, tridente d'attacco con, o quantomeno tridente d'attacco, i due a tre quarti sono Bruschi e Scipione, e lì davanti Vasquez come punta centrale. Tre indisponibili, Bizzotto, Fazio e Ferrini. Andiamo col Catania. Probabile formazione del Catania, e qui bisogna capire, no? Ci potrebbero essere
delle varianti, eccole qua. Qua bisogna fare i salti mortali. Adamonis in porta, Castellini, Di Gennaro e Quaini sulla linea difensiva, poi Guglielmotti, Verna, Luperini e Anastasio. Perfetto. Con Lunetta e Carpani sulla tre quarti e poi in ballottaggio D'Andrea e Montalto. Questa volta la scelta potrebbe arrivare, scelta diversa, quindi con dare qualche minuto anche a Montalto. Sì, con Inglese che partirà dalla panchina. Questa è la probabile formazione. Poi tra gli infortuni, e come si è detto, ecco l'arretramento di Luperini in zona mediana. In zona mediana, sì. A dare manforte alla mediana. Diciamo che questa è una ipotesi, probabilmente la più accreditata, poi staremo a vedere. Dicevamo che in infermeria, però è lunga la lista degli infortunati. Di Tacchio, Popovic, De Rose, Peters, Gerardi, Sturaro. E Sturaro. E proprio Sturaro risponde a Davide Palella che ci chiede se ci sono notizie sulle condizioni. No, stiamo attendendo ufficialità. Magari domani, in occasione dell'intervista al mister, sapremo qualcosa. Probabilmente di più, ne sapremo di più domani, è chiaro. Come dire, ferrato sull'argomento. Allora, andiamo a vedere invece adesso le partite, le prossime partite del Catania. Non questa, questa è il settimo, questo è il turno, settimo lo vedremo poi alla fine, anzi vediamolo subito. Vediamolo dai. Subito, dai. Allora, si inizia a giocare sabato con Taranto-Sorrento, poi domenica Audace Cerignola-Casertana, Cavese-Latina, Trapani-Turris, Avellino-Foggia, Catania-Monopoli, Giuliano-Altamura e Potenza-Crotone. Si chiude lunedì con AZ Picerno-Messina e Benevento Juventus Next Generation. Tra le partite più importanti, oltre a Catania e Monopoli, ci sono altre sfide che possono comunque modificare anche la classifica attuale. Gli assetti della classifica, sì. Vediamo invece le partite della stagione, i prossimi turni. Così sinteticamente, almeno non tutti, magari leggiamo i primi cinque turni. Mi pare no, mi pare. Ah sì, li leggiamo, ma in realtà è completa. Se arrivate a focalizzarla, è completa fino all'ultimo turno noto, diciamo, che è quello il secondo della gara di ritorno, dell'andata di ritorno. Quindi magari adesso ne leggiamo. Sì, diciamo, tanto per ricordarci i prossimi impegni. Le prossime, Catania Monopoli, appunto domenica prossima, 6 ottobre, Casertana Catania. A questo punto c'è lo stop alla trasferta di Caserta del 6 ottobre per i tifosi atenei, sì. E divieto di vendita dei tagliandi per i residenti in Sicilia. Ce l'aspettavamo visto che lo scorso anno qualcosa alla fine all'uscita fuori dallo stadio di Caserta era accaduto, probabilmente uno scontro che però non ha avuto grandi conseguenze, fortunatamente, però ma tanto è bastato. Poi Catania si torna in casa. Sabato 12 ottobre Catania Team Altamura, domenica 20 ottobre si va a Foggia, altra trasferta insomma importante, e poi domenica 27 ancora in casa con il Latina. Possiamo chiudere qua anche perché sì, perché poi c'è l'infrasettimanale, sì, no, c'è, perché poi diventa ovvero due gare dispersivo, è lungo. Tanto basta per farci un po' l'agenda delle eventuali trasferte. Sia come stampa sia come tifo. Ma ci ritorneremo anche venerdì prossimo, avremo tempo. Allora, prima di chiudere ricordiamo una nota lieta per chi ci segue, per i nostri amici che ci seguono e che partecipano ai nostri concorsi. Il cuscino, questo, vedete, domenica scorsa è stato vinto da Mario Coco. Mercoledì. Domenica dobbiamo ancora giocare. Sì, mercoledì è stato vinto, che ha azzeccato il pronostico. L'unico a fare lo 0-0. Mentre per quanto riguarda la firma, ha vinto Carmelo Castorina. I cui nostri aiuti sono stati fondamentali. Abbiamo, firma era di? No, era il mister Toscano. Era di Toscano. Non sai cosa abbiamo escogitato? Qui Gianluigi Caruso ci ha mostrato prima Benigni. No, non lo so perché. E allora noi abbiamo detto, ma qui noi non abbiamo giocatori ex Fiorentina, perché Benigni notoriamente sostiene la Fiorentina. Piccolo aiuto. Ma poi il sigaro toscano ha aiutato. Come sempre ringraziamo Gioco Motor che ci sostiene, no? Sponsor. Che è stato, come dire, nel caso della firma ricordiamo portachiavi con buono da 100 euro con un minimo di spesa di 500 presso l'attività Giacomoto. Assolutamente, per il grazie, cuscino sapete come partecipare. E naturalmente ricordatevi di fare sempre il vostro bravo pronostico
sulla posizione del Catania alla fine del nostro campionato. Ci sarà tempo, ci sarà tempo fino alla sedicesima di ritorno, quindi abbiamo voglia. Credo che siamo in addirittura di arrivo, e allora per chiudere vediamo quale sarà il prossimo appuntamento. Ne abbiamo parlato, sì, abbiamo già Stadio la grafica Live. Pronta. Sì, dovremmo avere la slide con l'appuntamento di domenica, eccolo qua. Studio e c'è Stadio un Live. Grande rientro, c'è un grande rientro perché io purtroppo non sarò disponibile. E c'è un grande rientro qui negli studi, c'è il grandissimo Max Licari. Licari, sarà lui, assolutamente sì, padrone di casa, con ospite un amico di Globus che è Gaeno Augeri, quindi uno studio particolarmente intenso, particolarmente amico, chiaramente dallo stadio, salvo il direttore Enzo Stroscio e Sabina Rossi, nella formazione principe che si gioca tutte le partite in casa, sì, con la regia di Gaetano Licari. Sempre titolari fino al momento. Voi siete titolari. Allora, non perdete l'appuntamento domenica alle 20:15, si parte, 3 ore e più di diretta con il prepartita, la partita, sì, il post partita, soprattutto i commenti. Seguiteci, lasciate le mogli per 3 ore e mezzo, a meno che non siano tifosissimi anche loro, come lo spieghiamo, perché nello stadio le famiglie ci sono naturalmente. Va bene, credo di aver detto tutto, e allora grazie come sempre a chi ha interagito con noi, e chi ci sostiene, ai nostri sponsor, alla regia di Gaetano Ligreggi, la produzione e naturalmente anche la redazione, e un saluto a Filia Stroscia, il nostro direttore. Dice Sola Corte, vi dice buonasera. Vabbè, a questo punto igualmente anche Salvo Russo, no? Che ne dico? Alla prossima. Vi salutiamo entrambi. Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.